Questo deve essere un inno all'abbattimento delle barriere, cioè per una volta non denunce, non fatti clamorosi sui disabili, ma i disabili che invece premiano persone che hanno svolto e svolgono un'importante azione per l'abbattimento di qualsiasi tipo di barriera sia. Com'è stata l'integrazione con i colleghi? Allora, io quando sono stato assunto avevo sicuramente delle difficoltà di comunicazione, anche perché non conoscevo la realtà del golf, e all'inizio comunicavamo attraverso la scrittura, anche attraverso un po' il mimo. Io insegnavo a loro qualche segno e quindi questo mi è servito per imparare a comunicare un po' con i miei colleghi, e poi quando eravamo lontani la difficoltà era ancora più evidente, però grazie alla tecnologia, quindi ai messaggi e al cellulare, potevamo anche risolvere questo problema della comunicazione. Un premio che giunge dopo tanto impegno. Ero molto emozionato, non lo nascondo, solitamente le parole non mi mancano, oggi ho fatto fatica perché è stata una giornata nella quale sono uniti due mondi ai quali tengo tantissimo e per i quali tutti i giorni cerco di dare del mio massimo, per uno in ambito lavorativo che è l'Entella, che è una famiglia che mi ha adottato, nella quale, che mi ha dato un lavoro, che mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco e di mettermi a disposizione. L'altro è l'Unione Italiana Ciechi, la mia associazione nella quale ho dedicato da sempre anima e corpo, e questo è un premio importante intanto per la memoria di Enzo Vaglini, che è stato un grande personaggio del mondo associativo e non solo, ma poi perché ci piacerebbe che diventasse una realtà e non un'eccezione il fatto che degli imprenditori, il fatto che dei lavoratori possano guardare oltre le barriere, guardare oltre le apparenze e dare la possibilità alle persone che nascono con una disabilità di mettersi in gioco e di poter dire la loro. Per noi il fatto di avere con noi Nicolò, che lavora con noi, io lo considero una fortuna. Non ritengo di meritare premi particolari per questo, perché è un ragazzo che merita tutta la fortuna che può avere, e merita di lavorare in una società professionistica, perché da professionista è il suo impegno, la sua dedizione, la cura con la quale cura ogni dettaglio, e da tifoso è invece l'incredibile entusiasmo che mette nel lavorare con noi.